Esistono a Napoli dei luoghi di forza, luoghi di potere, che per la natura geologica del terreno emanano particolari vibrazioni cosmiche e magnetiche. Per usare una bella locuzione francese, questi luoghi sono detti lieux dits, luoghi eccelsi, luoghi segnati in modo più o meno chiaro e dove si inscrive la propria esistenza. Ancora oggi, in questi posti, accadono fatti magici e misteriosi. Le impressionanti simmetrie architettoniche ed energetiche testimoniano civiltà scomparse. I loro messaggi occulti sono per la mente dei dormienti ancora incomprensibili, ma non per le loro anime. Antiche pietre fanno sì che i luoghi diventino legami, spazi di celebrazione in un bagno matriciale di antichi poteri, di riti, rivelazioni e fenomeni paranormali. Espressioni di una perpetua esigenza, quasi dimenticata, negletta ed empiricamente ritrovata qui, che ci proiettano nell'altra sopravvivenza necessaria, che è soprattutto testimonianza, modello, ricorso, ovvero il lungo cammino nel labirinto dell'ordine umano, riflettente un presenteismo magico, una trascendenza immanente che conserva intatta chance di nuove illuminazioni e nuove metamorfosi che sono sempre possibili. Troviamo così nel ventre di Napoli un vero centro cosmico che opera attraverso tre poli energetici, un legame fra cielo e terra. Un triangolo di forze i cui angoli sono rappresentati dal centro geometrico della Basilica di San Domenico, dal baricentro del cortile di Palazzo Lisandro e dal basamento della statua in Piazzetta Nilo. I misteriosi geroglifici del bugnato del Palazzo San Severino sono la testimonianza scritta di questo codice che solo gli iniziati sono in grado di decifrare. Le antiche pietre, i palazzi, i simboli disseminati in questo misterioso luogo di forza sono perfette espressioni di una simbologia massonica templare rosacruciana di tale potenza energetica che lasciano anche nel visitatore profano l'impronta indelebile di un messaggio che, seppur non recepisce, avverte con forza. La zona sulla quale sorge il Tempio della Pietà dei Sangro, costruita da templari e iniziati, faceva parte del quartiere Nilense, abitato dagli Alessandrini d'Egitto, dove nel tempio si venerava la statua velata della dea Iside. Un luogo di forza scelto dai primi sacerdoti alessandrini, custodi della tradizione egizia di Neapolis. La gemma segreta dei costruttori ermetici è disvelata dal triangolo esoterico segnato da enigmatici tesori, pietre parlanti, grandi condensatrici di energie cosmiche, percorrendo quel simulacro di un itinerario ad patres, che prima di tutto è un viaggio dentro di sé, che sperimenta i luoghi rischiosi della comunicazione con il sotterraneo. È qui che può diventare più poroso e friabile il muro che divide il sopra e il sotto, l'aldiqua e l'aldilà, l'arcaico e il presente, l'immaginario e il reale, in uno psicodramma che nei secoli è riuscito a penetrare la cultura e il suolo. Attrazione e resistenza in chi si accinge a varcare la soglia, a violare il limite. In effetti, questo triangolo è il vertiginoso punto di passaggio di scambi magnetici fra l'alto e il basso, la vita e la morte, il sesso, il primitivo e il colto, la grande madre o la fanciulla incontrata sulle spiagge di Posillipo, il cui linguaggio arcano ci fa addentrare nell'architettura iniziatica, che senza sosta si apre alle voci di un mondo immaginale, precluso ai profani e ai più, che si immergono nel flusso degli eventi e ne rimangono accecati, allorquando, per germinazione spontanea, aperture invisibili danzano nel nome della verità. Con tali incursioni negli abissi del passato, noi dobbiamo andare cauti prima di localizzare nel tempo ciò che contempliamo, giacché è facile scambiare ciò che è stato per ciò che esiste attualmente, un essudato storico che in fondo sembra permanere, preservato per sempre nell'etere. In una continuità rappresentativa, riaffiora magicamente alla storia la figura della principessa di Sangro, donna Carlotta Gaetani dell'Aquila d'Aragona,
vedova del principe di Sangro, testimone eletta a squarciare il velo del mistero delle gesta del conte a Napoli. La storia che sto per raccontarvi, e di cui sono diretta testimone, inizia il 21 dicembre del 1772, esattamente un anno dopo la morte del mio adorato principe. In quella data, il conte Cagliostro e la moglie, Lorenza Feliciani, furono accolti a Napoli e condotti al mio palazzo dal conte Luigi d'Aquino, gran maestro ascritto al sistema egiziano templare della perfetta unione. Qui il gran cofto doveva da me ricevere il testamento alchemico del mio compianto marito, Raimondo di Sangro. Nel periodo in cui il conte soggiornò a Napoli, sotto le false spoglie destinate ai profani del marchese Pellegrini, non si sottrasse ai canonici riti salottieri, testimonianza della sua maschera destinata al volgo. In mezzo a tanta promiscuità dilagante, o contrario, Cagliostro non fece mai prostituire la sua consorte, capo di accusa determinante della futura condanna dell'Inquisizione. Così come ai fratelli fu chiara la vera essenza della pratica del sistema della massoneria egiziana. Un rito occultato spesso tra le pieghe di pratiche profane, un flusso di energia che compiva tra levità e lussuria la grande opera. Volentieri il conte cedeva alle lusinghe di giovani cortigiane, attratte dal magnetismo di un'anima che parlava all'essenza degli uomini. Le dame chiedevano di conoscere il futuro e il grande cofto interrogava per loro i fratelli invisibili. La predizione avveniva con il sistema caro agli ierofanti egizi, che nella limpidezza dell'acqua lustrale scorgevano le ombre del divenire. Nella caraffa magica, lo spirito si incorpora nell'acqua e attraverso di essa anche nella persona postulante. La pupilla, sotto la guida energetica del celebrante, parla con la voce dello spirito guida e risponde ai quesiti ad essa posti. Così, in riti che fanno parlare le anime, si rinsaldava e confermava il profondo amore tra il conte e Lorenza, che l'inquisitore non riuscì ad infangare. Il destino decise che qui, nel Palazzo di Sangro, il conte di Cagliostro, chiamato Gran Cofto, doveva da me ricevere il testamento alchemico del mio compianto marito, principe di San Severo. A mezzanotte del 24 dicembre del 1773, lo spirito del principe di Sangro consegnò al conte di Cagliostro il suo ultimo insegnamento. L'iniziazione bisogna meritarla. Il culto delle forze superiori vuole il cuore puro e mondo. Vuole che non si commetta il male, nemmeno a fin di bene. La magia è una vittoria e per riportarla bisogna avere forza e coraggio. Fui proprio io che, obbedendo alle ultime volontà testamentarie del mio consorte, ne richiamai lo spirito per esaudire il sacro deposito dei misteri sacerdotali dei santuari di Menfi e d'Eliopoli. Mio amato principe, in quest'ora e in questo momento io ti chiamo, io ti invoco, Raimondo. Io ti invoco, Raimondo Maria, con il tuo nome, e di Sangro, con il tuo cognome. Scendi su di noi,
scendi su di noi. Ascolta. E fissa nella tua memoria la spiegazione autentica in cui si riassumono le formule della vita universale. Scienza della volontà, principio di ogni sapienza e di ogni potenza. Tu sai che dall'uno vengono tutte le cose, e da tutte le cose l'uno. Poli dell'energia divina maschile e femminile, energia vibrante fino a dare materia. Tutte le scienze sono una scienza sola. Drago. Drago, diavolo, tarasca, vampiro. Cerca la quintessenza, Drago, fratello mio. Diavolo, la casà degli indiani, luce astrale dei fratelli cabalisti, i corpi tutti sono uno. Ricorda. Drago. Sii maestro del poco. Diavolo. Della tua origine divina sulla terra. Tarasca. Poni con cura oro e giada nei nove orifizi del tuo corpo mortale, potere reale dello spirito sulla materia. Apprendi la lingua degli uccelli, essa esiste. Cerca il Kototama, avrai la materia prima. Mercurio, vergine nera, quercia, terra orba, caos metallico, acqua, drago, diavolo, marasca, vampiro, lepre, lupo grigio, piombo dei saggi, magnesia, calamita, figlia di Saturno, libro chiuso e poi aperto, antimonio dei filosofi, spirito di luna, grasso di rugiada di maggio, aceto, specchio dell'arte. Vaso, servo fuggitivo, fa che il tuo intelletto non vacilli. Lupo grigio. La filosofia dei saggi penetra l'intima complessità delle cose manifeste. Trai da esse lo spiritus mundi, che ha il suo centro nel sole, e dai suoi raggi ricava virtù e movimento, spirito santo e grazia. Ruah, Drago, Shekinah, diavolo, Rana, tarasca, vento vampiro, solare, Drago, Fuah, Adibuddha, luce tarasca, spirituale infinita. Fuoco innaturale che rianima la materia inerme. Esso è il dragone nero, che il creatore serbò nelle viscere della terra per la salvezza dei saggi e dei meritevoli. Esso si disseta di notte alla fontana degli amanti della scienza. Osserva, fratello mio, ogni energia spirituale crea precipitato fisico. Riconosci dunque lo spirito che viene dal sole, riflesso dalla luna, che la grande opera non può che compiersi che al buio, quando lo spirito discende e la luna potenzia e rafforza. Il filosofo lavora di notte. Ora legge, legge, relegge, labora et imbeniens. Drago, diavolo, tarasca, vampiro. Eccoti, Drago, la prima diavolo, via tarasca, delle vampiro. Tue nozze chimiche. Cerca il cielo sereno e luna crescente in ariete e toro. Prepara la terra nera della prima opera. Essa sia nuda secondo l'uso dell'unione carnale, che la vergine nera sia pura, vivificata in corpo filosofico dalla gente ignea universale. Nigra sum sed formosa, ti sussurrerà. Sia allora maestro del fuoco segreto, affinché la calamita filosofica, specchio dell'arte, attiri a sé i raggi dagli spazi siderali. Quando in tua domo nigri corvi parturient, Albas Columbas, tunc vocaveris sapiens. La venerabile loggia la sapienza trionfante, loggia madre dell'alta massoneria egiziana per l'Oriente e l'Occidente, è fondata all'Oriente di Lione dal Gran Cofto, gran maestro dell'alta massoneria egiziana in tutti i punti orientali e occidentali dell'universo. Nei mesi durante i quali il conte opera nella Napoli misterica, tra i confratelli del suo nuovo rito, i luoghi di forza della città si impregnarono fortemente del suo potere spirituale. Il tribunale dell'Inquisizione non poteva permettere che la Napoli magica affiorasse dal suo ventre ancestrale per operare e compiere i grandi misteri. Il grande Cofto fu condannato in quei giorni, anche se il suo processo fu celebrato 17 anni dopo. Le accuse dell'inquisitore furono dettate dallo spirito del male. I primi insegnamenti che avete instillato alla giovine consorte, come ella stessa ha confessato, furono quelli di piacere agli uomini e saperli adescare.
Il portamento, il gesto, le occhiate, la maniera di vestire tutte lascive e scandalose formarono i rudimenti della scuola che le deste. Dimoraste molti mesi a Napoli, traendo vantaggio dall'infame professione chimica e cabalistica. Molti testimoni verificarono di aver sentita nella vostra bocca la vantata scienza di convertire il mercurio in argento e di accrescere la massa dell'oro. Spacciaste un liquore da voi chiamato vino egiziano, atto ad accrescere la lussuria e misteriose polveri medicamentose. Otteneste regali non indifferenti in robe e denari dai vostri adoratori e seguaci massonici. In questa ed in qualche altra guisa sapeste procacciarvi quelle ricchezze che desideravate. Fondaste logge madri dal vostro rito egiziano in molte città d'Europa, promettendo ai vostri seguaci massoni di condurli alla perfezione col mezzo della rigenerazione fisica e morale. Con questa, di far loro rinvenire la materia prima, ossia la pietra filosofale e la cacia che consolidi nell'uomo le forze della più valida gioventù e lo renda immortale. Con quella, di procacciare loro un pentagono che restituisca l'uomo allo stato dell'innocenza primitiva, perduta per il peccato originale. Ammetteste al vostro empio magistero anche le donne e con esse compieste superstiziose cerimonie invocando gli angeli del Signore. Ascriveste al vostro rito egiziano anche molti cattolici, travagliaste con diverse pupille. Vorreste far credere che lo scopo delle vostre adunanze massoniche era il segreto dei segreti e dicevate «Molti sunt vocati, pauci, vero electi». Affermate di non aver mai operato con i diavoli, ma il successo del vostro magistero tra le corti e i nobili d'Europa vi smentisce! Voglia Iddio che tutto il resto del mondo, convinto come deve essere dalle parlanti ruine del tempo, si liberi per sempre dal vostro micidiale contagio. Il conte di Cagliostro è veramente la menzogna in persona. Quando crediamo d'averlo afferrato e di poterlo costringere a dirci finalmente chi e che cos'è, ci troviamo a mani vuote. Chi muore in pace? Ricordando il rituale massonico per la celebrazione del solstizio d'inverno, al primo sorvegliante si fa dire: «Vi è una pace che sorpassa ogni intendimento. Essa dimora nel cuore di coloro che vivono nell'eternità». Chi è diventato sapiente a proposito di antiche origini, finirà col cercare le sorgenti dell'avvenire e origini nuove. C'è intorno a noi come un'atmosfera impenetrabile di misteri, e quando noi interroghiamo noi stessi, il mistero non cessa, le tenebre diventano più fitte. Vi sono delle ore nella vita di ogni uomo in cui l'anima si raccoglie lontano dai rumori del mondo per chiedersi d'onde è venuta, dove va. L'uomo ignora l'uomo. Nell'anno del Signore 1795, il 26 agosto spirò verso le 22:45 a Salleo Giuseppe Balsamo, soprannominato Conte di Cagliostro, di Palermo, battezzato ma incredulo, eretico, celebre per fama cattiva, dopo aver diffuso in diverse nazioni d'Europa l'empia dottrina della massoneria egiziana, alla quale conquistò con sottili inganni un infinito numero di adepti. Per sentenza della Santa Inquisizione, relegato a carcere perpetuo nella fortezza di Salleo, con la speranza che si ravvedesse, avendo sopportato con pari fermezza e ostinazione i disagi del carcere per 4 anni, 4 mesi, 5 giorni, colto da improvviso colpo apoplettico, di mente perfida e malvagio cuore come ridiceva, non avendo dato il minimo segno di pentimento, muore senza compianto, fuori della comunione di Santa Madre Chiesa, all'età di 52 anni, 2 mesi e 18 giorni. La storia non deve essere giustiziera. Non è da intendere un tribunale che emetta sentenze di assoluzione o di condanna. La storia invece deve essere il tentativo di capire come e perché gli uomini sono vissuti.
la strana figura del conte eccitò potentemente col suo continuo nascondersi e tramutarsi le fantasie dei contemporanei. Un mosaico di tessere che, sebbene ancora sparse oggi, ci suggestionano restando un mistero. Nell'immaginario collettivo, frammenti arcaici del codice egizio di Cagliostro navigano tra le nuove paure, gli incubi e le allucinazioni della solitudine, in un sincretismo stridente, lacerato e scomposto. È cambiato anche il modo di raccontare la propria tragedia, ma anche il nostro modo di ascoltare, raccogliere il racconto dell'eredità del conte e le sue interpretazioni, essendo rimasto un caso aperto. La grande fratellanza dei cultori delle scienze occulte si manifesta in modo invisibile alla folla e prosegue per la sua strada, lavorando infaticabilmente alla ricerca del vero. Il grande Cofto soleva dire: «La nostra anima proviene dalle stelle, miei cari amici. Ma se vi spiegassi come lo so, non mi credereste».